Assessore Russo, in questa conferenza stampa odierna, insomma, spiegate il nuovo piano per quanto riguarda i porti turistici calabresi. Sì, questo primo passo è importantissimo perché facciamo ripartire la portualità a partire dai porti già esistenti, dotati di tutto quanto riguarda l'attrezzatura, diciamo, legislativa corretta, le autorizzazioni delle capitanerie di porto per i traffici a mare, già tutto il predisposizione dei piani di porti, vincolanti, eccetera. Allora, con questa prima iniziativa vogliamo subito fare partire i porti regionali turistici e siamo molto contenti del risultato che abbiamo avuto perché abbiamo avuto 8 domande sui 13 porti turistici, quindi un fatto molto, molto importante, 8 domande classificate. Noi facciamo partire subito i primi 5 che sono quelle su cui già ci sono le risorse appostate e su queste vogliamo lavorare insieme per ottenere subito i risultati. La Calabria deve subito avere questi risultati, non possiamo essere il fanalino di coda nella graduatoria nazionale dei porti turistici, c'è una domanda formidabile e noi dobbiamo dare risposte subito. E Quanti questo... porti turistici contiamo in Calabria, assessore? Allora, i porti turistici esistenti sono 13, in regola con, ripeto, le autorizzazioni delle capitanerie e questi sono i punti su cui stiamo lavorando, però non ci vogliamo fermare qui, vogliamo andare avanti, infatti non lo sappiamo, già lavoriamo anche per altri porti per avere la possibilità di fare partire anche delle altre iniziative, questo è l'obiettivo. Noi abbiamo approvato un piano regionale dei trasporti che non è un libro dei sogni, è un piano appunto che è uno strumento strategico per la crescita della nostra regione, che è stato impostato sulla base di una visione, i cui tasselli appunto nella realizzazione degli obiettivi che abbiamo posto stanno andando al loro posto appunto. E quello che presentiamo oggi è un intervento per la portualità da diporto, per la portualità turistica. Noi abbiamo una regione che ha 800 km di costa e che appunto oltre al porto di Gioia Tauro e alla portualità classificata nazionale, mi riferisco a Porto di Crotone, Corigliano, Reggio Calabria, Vibo, Villa San Giovanni, cioè, oltre alla portualità nazionale, ha necessità di valorizzare e utilizzare questa potenzialità del mare. Ecco perché noi abbiamo messo in campo risorse importanti, c'è una prima tranche di circa 22 milioni di euro, sono 5 i comuni che sono stati valutati nei progetti che hanno presentato positivamente. Naturalmente gli altri saranno oggetto di ulteriore valutazione perché pensiamo di spostare ulteriori risorse, perché vogliamo investire nella portualità di porto.